E a chiudere la parola tutti il lavoro messo a punto avevo un ringraziamento particolare da fare per il Tintero che ha supportato soprattutto nel alla prima staccata andavano vediamo che la direzione gara va a segnalare un movimento anticipato che pare del campione italiano prossimi Gusano numero 101, quindi verrà segnato. Agli altri due piloti andiamo a vedere come se la giocheranno. Negri che va a un'entrata bellissima alla quarta di Davide Cacatena Negri che ha impuntato la sua squadra al centro, poi di casa spattolare sembrava addirittura in anticipo di linea, ma non è stato così, è stato brillantissimo dalla quarta, sta finendo la curva, fallo andando con un discreto tempo, andiamo a vedere.
portando successivamente il finale a 3. Prepara il canale dei piloti dei prototipi della 3. Vediamo che Alessio ha qualche problemino, ma non riprende bene. Una cambiata molto poco all'autorenza, vediamo che più però sta girando con un ottimo passo, mi sembra che in il momento anche Alessandro Galgalotta riesce a girare bene, la pista in questo momento è piuttosto stessa e quindi potrebbe uscire del gioco di tempo. Thank you.
Non è che la
Adesso mezzo giro, speriamo che questa volta vada tutto a buon fine. Andiamo e partono tutti senza anticipare la partenza. Andiamo a vedere che cosa succede alla prima staccata per il momento. Alla prima di nuovo come sempre, ma la gente è arrivata. Andiamo a vedere il
ed è passata battaglia, ha recuperato molto di vicino, parte e ha visto d'occhio, uno vicino all'altro, San Gennaro 56, ma il più lento dei tre è il numero 9, alto dolce, tira in 57, e 56 riesce di andare al 57. Passata la vettura di Cittadini, quindi quella posizione non si può superare, appena superato un attacco continuo, ricominciare al penale. Alza quello riesce a mantenere la sua forza posizione, ma parla del piede. È a 1,30 m, 1,60 m dal discarico. Portellone posteriore della vettura di Alza, Bologna, che si è trovato a spiego in quel momento, ma sta cambiando il suo terreno rispetto al tiro precedente. Saremo sui 2 secondi e 1 cronometro, mentre a meno di 6 minuti Marassetti da Alvaro finalmente Serini abbandona la sua vettura, ma avrà più di modi a rimetterla in moto, ma non c'era nulla da fare, questa volta passano tutti all'esterno. Il tiro precedente Marassetti aveva saltato la gara della passata all'interno sulla vettura 6. Non succede nulla, Marassetti non riesce a trovare un punto tale da mettere il lato davanti ad Alfa Romeo e siamo ormai al giro che è diventato dalla fine. Ultima sorpresa, questa volta la prova sarà il tecnico Milita, prova con Moreno, va, si crede, prova a mangiare, non lo fa passare. Sta portando a termine la sua gara, la sua finale, si sarà da doppiare adesso Milani che sta procedendo piuttosto lentamente, anche Milani fa parte terra, ma mai vedremo se questo può fermare l'anno, dovrà farsi da parte per lasciare doppiare le tre che si possa aver finito per i punti del campionato italiano e per la vittoria.